Sosa rilancia Babacar vista la squalifica di Kalinic. Gonzalo Rodriguez non recupera la miglior condizione e quindi fuori dal match. Dentro Tomovic nel 3-4-2-1. Occhi su Bernardeschi e non sono solo quelli dei tifosi viola. Pioli non cambia la squadra che nel derby è stata in vantaggio per 2-0. Quindi ancora Nagatomo, João Mario nel 4-2-3-1 iniziale. E tra qualche istante sentiremo e vedremo come Firenze ha ricordato così Michele Scarponi. Attenzione per favore. Dirige Valeri, allora andiamo con le immagini perché i gol sono tanti, al 20° minuto quando Babacar comincia già a provare riflessi di Handanovic. Che serata triste per il portiere dell'Inter. E andiamo al 22° minuto. Azione di Viola, guardate con che facilità Vessino si trova proprio di fronte al portiere sloveno, eccolo qui, entra in area, nessuno lo segue ed è il gol del vantaggio di Viola. È il primo gol in campionato per il centrocampista della Fiorentina. Rivediamo l'assist di Milic, il gol dell'1-0. Eccolo qui ancora, il suo sinistro imparabile per Handanovic. Sponda opposta, João Mario a campo, vince questo contrasto. Perisic, tunnel su Vessino, a destra per Candreva, va a terra Milic e chiude l'azione così come deve aver iniziata. Perisic del gol dell'1-1 e il croato va in doppia cifra e sono 10 le reti per lui. Ancora l'Inter, João Mario, e questo è un pallone che Icardi non può sbagliare perché Sanchez gli fa solo il solletico e quindi 2-1 per l'Inter con la rete di Icardi, numero 22 in campionato, in trasferta rompe il digiuno che durava dallo scorso 5 marzo. Insomma, sembra una partita in salita per l'Inter e in discesa per l'Inter e in salita per la Fiorentina. Qui però prova Borja Valero ancora una volta i riflessi di Handanovic, 43° minuto, e al 44° prove di autogol, non riuscite. Miranda trova ancora Handanovic sulla sua strada e per l'Inter naturalmente c'è questa stretta di mano fra i due, l'intesa che comunque viene ritrovata. E adesso andiamo al secondo tempo perché sembra che Paolo Sosa non abbia più questo grande feeling con i suoi tifosi, ma ci pensa D'Ambrosio a riaggiustare tutto il match. E leggerezza del giocatore dell'Inter e della nazionale su Babacar. Valeri è lì, calcio di rigore, ma questa girandola di emozioni non finisce mai perché lo scavino di Bernardeschi debole trova Handanovic sulla sua strada. Pensate, è il 23° calcio di rigore in carriera che blocca il portiere dell'Inter. Salcedo per Tomovic che si è stirato e Bernardeschi frastornato che viene sostituito da Ilicic. 15° minuto, lo sloveno, il tunnel, la palla a Borja Valero, l'altro sloveno in campo, Handanovic, sempre 2-2, ma non è finita. 17° Borja Valero, stacca Stori, altra rete che l'Inter prende su palla inattiva ed è il gol del 2-2. Rivediamo ancora lo stacco di Astori, nulla può Handanovic. Seconda rete in campionato per il difensore di Viola e qui inizia intanto bellissimo questo abbraccio fra Astori e Bernardeschi, inizia la serataccia nerazzurra. 19° minuto, doppietta di Vessino, scambio con Borja Valero, palo più lontano, Fiorentina che va addirittura in vantaggio, sfiora Handanovic e qui colpito dalla doppia trambata abbiamo visto Pioli, ma le cose non sono naturalmente finite per lui perché c'è il 4-2, il gol di Babacar, colpo da biliardo, ottava rete del senegalese in 7 minuti, crolla tutta la fragile impalcatura nerazzurra. Prova a cambiare Pioli, Eder per Nagatomo, Brozovic per Condobbia, rispunta Brozovic, una sorta di 3-3-4 per l'allenatore dell'Inter, ma ormai siamo alle fasi di disastro perché c'è il 5-2 di Babacar, 33° minuto, sale a 9 il senegalese, ormai la difesa dell'Inter è tutto un programma, il volto del giovane Zanga, che cosa racconterò a papà questa sera? Beh, può anche raccontare che l'Inter ha questo tentativo di rimonta perché molla gli ormeggi la Fiorentina, 5-3 con il gol numero 23 di Icardi.
e siamo al 46esimo minuto perché stacca ancora Icardi, la Fiorentina vuole riportare in quota l'Inter, siamo nelle fasi di recupero, Brozovic da fuori, Astori sulla traiettoria, ma il la girandola di gol, di emozioni, finisce qui, anzi finisce con una munizione ad Handanovic che voleva ancor più recupero. Insomma, che calcio hanno giocato questa sera al Franchi Fiorentina Inter, carnevalesco possiamo dire, due squadre senza apparenti obiettivi se non di stupire e regalare gol, non importa quanti, sul piano tecnico la classifica è il fedele specchio per entrambe. L'Inter 2 punti in 5 partite è crollata definitivamente, così come fece l'anno scorso con uomini e allenatori diversi, c'era Mancini, e 5 punti in nelle ultime 5 partite, insomma è una sorta di difetto strutturale, e possiamo dire che dopo Mourinho c'è il rischio che il settimo allenatore sia bruciato ancora una volta su questo altare. Ma dobbiamo dire anche qualcosa della Fiorentina, innanzitutto per noi, per me l'uomo del match è Babacar, perché ha sostituito Kalinic, perché ha ritrovato il sorriso, doppietta per lui. La Fiorentina ha fatto un po' pace con il suo pubblico, prova a rilanciarsi, è finita 5-4 e forse abbiamo detto tutto.